Ricorderete certamente la strage del 12 luglio 2016, allorquando al chilometro 51 della linea tra Andria e Corato alle 11.06 i due convogli si scontrarono e la cosa cagionò la morte a 23 persone. I tre ferrovieri sbagliarono la procedura per il via libera ai convogli e due di loro tentarono di salvarsi falsificando i registri di stazione. Ma evidentemente, se si è arrivati a uno scontro frontale di tal fatta, non è stato per caso. Certo, c'è stata evidentemente la fatalità, ma vi sono delle carenze gravi, delle carenze che delle situazioni di pericolosità che già si erano presentate e sulle quali evidentemente si era dolosamente sorvolato. E infatti la Procura di Trani sta procedendo con le sue indagini e ha mosso le stesse pesantissime accuse di strage, di omicidio e lesioni colpose, anche le ha estese agli amministratori di Ferrotranviaria, ai manager, ai responsabili presenti e passati dell'organo di vigilanza Ustif e ai vertici del Ministero delle Infrastrutture. Qual è in buona sostanza la loro responsabilità? Tutti, secondo le rispettive responsabilità, avrebbero omesso di chiedere o mettere in atto le cautele tecnologiche da anni previste dalla legge. Se lo avessero fatto, questa è la tesi che sarà sottoposta a giudizio, i due convogli non si sarebbero mai potuti scontrare frontalmente. L'assurdo, e quindi comprendete bene, che il mancato adeguamento alle innovazioni tecnologiche ha provocato questa situazione. L'aspetto grave, inquietante, è che bastavano, dico, appena 600.000 euro, appunto, per evitare una strage del genere. Bastava una struttura, il blocca conta assi, che costa, lo ripeto, 600.000 euro, per evitare la strage. Lo diciamo in parole povere, il blocca conta assi è un dispositivo che, contando il numero di assi del treno che passa, è in grado di accorgersi, tra l'altro, se ci sono due convogli su una stessa tratta. Se questo accade, interrompe automaticamente l'alimentazione elettrica. Quindi, se vi fosse stato questo strumento, questa apparecchiatura, i due convogli non sarebbero andati a collidersi e a provocare questa sciagura immane di 23 morti. In buona sostanza, i manager, i dirigenti, non hanno investito in tecnologia. E la cosa è molto ma molto grave, perché consideriamo i bilanci chiudono in attivo, e questa somma, dico per il blocca conta assi, come potrei per dire per altre, queste somme non sono mai state messe in bilancio. Addirittura nel 2016 Ferrotranviaria approvò un bilancio con utili per 4,7 milioni, di cui 2,5 vennero distribuiti ai soci a titolo di dividendo. Tra il 2015 e il 2016 gli utili distribuiti ammontano a 4,5 milioni di euro. Cioè, avete considerato, ci avete tenuto a guadagnarci, vi siete spartiti, quindi avete approvato un bilancio utile di bilancio, e vi siete andati a spartire appunto gli utili. E non avete pensato alle innovazioni tecnologiche. Avete messo tutto in cassa e non avete speso 600.000 euro per questo blocca conta assi che avrebbe appunto evitato una strage. Ma
la cosa assurda è anche questa, che i vertici di ferro tranviaria, secondo appunto l'accusa, avrebbero speso i finanziamenti della regione, quindi la regione ha dato dei finanziamenti non per innovazioni tecnologiche, ma per incrementare la capacità dell'infrastruttura e la qualità del servizio, ma non la sicurezza della circolazione. Ecco come viene speso il denaro pubblico. Spesso, io ripeto, qui stiamo parlando di una ancora di un'inchiesta, per carità, però bisogna anche dire che queste strutture all'avanguardia, queste strutture tecnologiche che avrebbero evitato la collisione, non sono mai state appunto acquistate. Questo è l'assurdo. Un particolare che non va trascurato. Infatti, relativamente a questa tratta, come anche in casi di altre tratte, vi erano già state parecchie segnalazioni, parecchi casi di pericolosità che per fortuna non avevano prodotto eventi luttuosi, ma questi casi denunciati sono stati quasi occultati. Dal 2003 al 2015 erano accaduti almeno 20 episodi di near miss sui binari, errati in stradamenti, passaggi con il rosso, partenze di treni non autorizzati, episodi peraltro mai segnalati all'USTIF e alla regione e all'organo tecnico del Ministero delle Infrastrutture. Ecco, ci sono stati questi casi che erano delle spie, delle avvisaglie, e però questi casi sono stati messi come la polvere sotto il tappeto. E poi è accaduta l'amara sorpresa, la sciagura. Quindi, come dire, si è badato solo ed unicamente al profitto. È giusto che chi ha sbagliato debba pagare. E qui non si tratta di una colpa grave, che già di per sé è un qualcosa di pesante, ma stiamo parlando proprio di un atteggiamento che ha assolutamente dimenticato, volutamente dimenticato, il tema della sicurezza. Quei 23 morti gridano vendetta. Ci sono responsabilità dei ferrovieri, ma ci sono responsabilità dei dirigenti, responsabilità dei manager. E mentre loro dividevano gli utili, si creavano i presupposti per far morire le persone. Speriamo che la condanna sia esemplare. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.